Hello everyone and welcome back here to our channel. I'm Marco. I'm Chiara. And we are Poison Beauty. Allora, diciamo, cioè, prima di iniziare questo bellissimo video a spiegare cos'è che dobbiamo fare, è successo di tutto, raga, per riuscire ad avere sto pacco. Voi non avete idea di quello che è successo. Udite, udite, signori, ci hanno detto che non siamo i veri Poison Beauty. Allora, facciamo una cosa, che d'ora in poi io mi chiamo James Charles. E io sono Nicky Tutorials, come la mettiamo così? Va bene, ok. Allora, oggi siamo qui riuniti nel sacro vincolo della review / first impression, perché abbiamo una nuova da. È il contrario? No, giusto. Abbiamo la collezione, ovvero la palette di Nicky Tutorials per chi ripeti. Spacchettamento. Io mentre metto il cerchietto già mi preparo. Ah, non vedo l'ora. Ho già bisogno del coltello. Ok, come non detto. Sei bello pronto? L'interno fucsia, adoro. Mio Dio, mi sto per emozionare, fatemi piangere, aiuto. Qua c'è la palette. Via. Qua c'è il messaggio di Nicky. Andiamo a leggere il messaggio. Hello guys, it's me, Nicky. Hello. I am beyond excited for you to finally see this, my palette in collaboration with Beauty Babe. I am so grateful for this opportunity, and this time we're doing it right for everybody. This palette truly showcases my life and personality. You guys know that I'm all about bright and unique makeup looks, but this palette also shows a different, darker side of me. Ooh. And we are Poison Beauty. I can't wait to see the looks you create, from dark and mysterious to bold and uniquely you. This palette is my safe place, my temple, and this never would be happened without the support of my glow babies. I love you and we love you too, Nick. Andiamo a aprire la palette. All'interno è sigillata. Mamma mia, che bella. Raga, quanto è bella, raga. La palette. Cos'è questa cosa? Ah, la stessa cosa. Gira. E qua ci sono i nomi. Ah, questi sono i nomi, non ci sono scritti all'interno. Andiamo ad aprire la palette insieme a voi. Qua ci sarà adesso la plastica. Che... Oh mio Dio, raga. Ma quanto è bella. Ecco la palette. Quanto è bella. In tutto il suo splendido. E qua abbiamo pure gli specchi. Sì, che sono due. I am me. E poi... You are you. Oddio. Che mal di testa. Questo è quello da precisione. Lo specchio da precisione. E questo è quello... E l'altro è quello normale. Allora, come al solito, andiamo a fare i nostri swatch. Allora, qui abbiamo gli swatch della prima fila. E abbiamo messo un primer colorato abbastanza caldo, comunque, perché è il mio, quindi un prodotto abbastanza caldo. Abbiamo Remtation, Blend Snap, Ivy, Pleasure, 5 AM. Ok, L'Oxycatane, Bla, Ai, Mila, Underground. Allora, invece qui abbiamo l'altra fila, abbiamo Plot Twist, Aura, Best Truth and Ew. Ew. Prima fila. Il braccialetto. Sì, scusate ma... Ok, allora abbiamo Pride, Mamma Tutorials, Amsterdam e Mr. Tutorials. Bravo. Siamo avvicinati così vedete meglio la resa degli ombretti sugli occhi. Ci mettiamo il primer occhi. E ritorniamo. Allora, per provare più colori possibili dalla palette, appunto, andremo a fare due occhi diversi, quindi in totale quattro look.
Da così. Direi che siamo molto generosi. Ora il problema. Io inizio prendendo l'arancione, questo qua, che è Rum-tation, e lo vado a mettere nella crease. Io invece vado con Blend e Snap. Allora, vediamo un po'. E lo vado a mettere comunque anch'io nella crease. No, 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 raga. Spolverano, che è una bellezza. Io non so se si vede la situa. Mamma mia. Spolverano, cauti. Quando ci scommetti che questi fanno un run full out che voi non avete idea. Ah, tu usi chissà, a sto punto io utilizzo questo qua. Se ti serve, basta morire. Il colore dei miei capelli. Quasi. Andiamo. Oh mio Dio. Ma non ce l'ha un colore più chiaro da profumare, vero? No. Ok, va bene. Come non detto. Ve lo profumare col pan. Ah, sì, hai ragione. Oh, che bello questo arancione. E poi vado a sfumare con questa specie di panna, Basic Truth. Invece io vado con Bla per sfumare l'arancione. So, vado a prendere Nikai, che è il rosso qua, e lo porto all'angolo esterno. Potete dire, cioè vado ad utilizzare Slasher, questo qua, e lo vado a mettere sia all'interno che all'esterno dell'occhio, appunto agli estremi, in modo appunto perché voglio fare un halo. Alla faccia. Minchia. Con il pennello con cui ho preso l'arancione lo sfumo bene col rosso. E si sfumano anche bene, devo dire. Vediamo se adesso questo viola e questo fucsia si riescono a sfumare insieme. Già, a me sembra di sì. Utilizzare lo stesso pennello che ho utilizzato per mettere il rosa e vado a sfumare il viola. Penso che in questa palette manchi un nero. Perché il panna c'è, però cioè di colori proprio scuri scuri ce ne saranno due. Sì, anche tipo il blu è comunque. Esatto, però boh, non lo so. Sumo con un pennello più piccolo l'arancione con il rosso. Bella sta sfumatura. Comunque si sfumano da Dio insieme, raga. E per sfumarsi si sfumano. Io vado a fare un off-cut crease, quindi vado a tagliare la crease. Vado a tagliare la crease. Roxy Catan cioè agli estremi. Mentre al centro vado con Pride. Io invece vado con, per fare un po' uno stacco, con Mama Tutorials, lo vado a mettere nella lista. Vado con le dita io. Io uso un pennellino invece a spugnetta. Pronta? Vai. 3, 2, 1. Oddio, raga! È come mettersi... È uno specchio! No. Non ero pronta per questo. Ma io sto... Tu eri pronta? No, non ero pronta. La lingua di gatto vado a definire bene i bordi. Perché col pennellino asciutto, devo dire, fa la sua porca figura. Sì, raga. Oh
Oddio, oddio. Vado a sfumare i lati. Riprendo il viola che ho utilizzato prima. Il blu fa un po' di fallout, un leggero fallout, devo dire. Dipende anche con quanto ne prendete. Certo. Adesso invece andiamo a provare altri bei. Io vado con Amsterdam e lo vado a mettere nella crisi. Io invece vado con You, questo verde qua. Io ancora non ho toccato, aspetta, ferma, 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 ferma. E vabbè. E ciao. E vabbè. Con il blu vado nell'angolo esterno e nell'angolo interno per fare poi velo. Ma ne vogliamo parlare? Devo dire che questo blu meraviglioso parla da solo, non ha bisogno di che parlare. C'è bisogno che io parli? No, perfetto, ci siamo capiti tutti. Mi danno il solito panna che si chiamava Basic Truth, appunto per sfumare perché non abbiamo un colore più chiaro. Io invece vado con Plot Twist, che sarebbe questo qua, il celeste indaco. Perché poi si suonano benissimo insieme. Sì, sì, e sì. Si trova un indaco intermedio. Proviamolo col secchio, col secchio. Amore mio, tutti i costi! A luce vite! Io come al solito porto la forma fino a qua, fino al sopracciglio dell'elo al mio solito. Amore, per scurire, però stavolta faccio una semplice cat crease. Vado ad utilizzare il 5 AM, il marrone, questo qua più scuro, che è l'unico colore un po' più scuro che c'è, a parte il blu. E il viola. E il viola, esatto. Vediamo com'è. Vado, guarda. No, sono stupida. Stupida. Ho detto che andavo a fare una crisi, sto facendo nail. Oh my. Ah, oh, certo, ormai. Scherzavo. Vado a fare anche qua un nail. Pennellino che ho utilizzato per mettere il verde e sfumo appunto il marrone. Io dal centro vado a mettere O-N, che sarebbe questo qua vicino al verde. Raga, io che vedevo di. Vedevo di. Vediamo un po' com'è. Io... È bagnato! Io, cioè io. Io. C'è bisogno che si parli. Madonna mia, quanto è bello, raga. Stupendo. Vado proprio a picchiettarlo. È bellissimo. Adesso vado a tirare di nuovo la crisi. Metto un po' di Mama Tutorial, per sfumare bene i due colori perché altrimenti è un po' un casino. Andiamo a dire il colore che posso utilizzare. All'esterno con Mr. Tutorials. E all'interno, proprio al centro, con All In. Uno specchio. Mira, vado appunto a sfumare i bordi, sempre con il solito marrone che ho utilizzato prima. Beh, abbiamo finito qua gli occhi, adesso andiamo a fare fondotinta, correttore e cipria e ci rivediamo per fare appunto sempre con e sopracciglia andiamo a fare con la palette qui e... contouring blush e highlight. Yes, a dopo. Fermate. Che c'è? Che un dettaglio del packaging volevo parlare. Ah. Un piccolo dettaglio, ma lo scheletro col dito medio ne vogliamo parlare? Sto morendo, non l'avevo visto. Qua c'è lo scheletro col dito medio, parliamone. Io adoro tutto ciò. Dicevo, ci vediamo dopo.
Andiamo a utilizzare adesso questa palette qui per fare il contour. Che allora io non vorrei dire, ma quel marrone là più scuro è freddo. Molto freddo, su di me è grigio praticamente. Quindi buona fortuna a noi. Allora, io vado a mischiare, ovviamente penso che fare la stessa cosa tu fai, EVM con Mila. Certo, l'unica cosa, posso mai mettere il blu, direi che... Ma proprio io vado un goccio di Faye M e tanto Mila. Due, uno. Ma mi sta piacendo. Allora, da lì sembra che c'ho una chiazza. Vado sfumare un altro po'. Allora, facciamo Mischiato a Mila, su di me va bene. una cosa bellissima. Vado con il pennellino che ho utilizzato per la cipria perché Perché ne hai preso troppo, però mi sa. è troppo, mo. Due colpi e l'uno ho fatto. A me qua non ha fatto. Guarda, A me qua. qua c'è una chiazza. Una chiazza grigia, raga, grigia come la morta. Ma a me questo effetto non l'ha fatto. Guarda, una chiazza. Minchia! Ho detto che avevo una chiazza. Oddio. All'altra. Cioè, ma allora tu proprio non ti sai contenere. Caso quando ne prendevo. Pensate, ne ho preso poco perché non sentivo il pennello No, lo poggiare. devi sentire invece. Mi sa che ho preso pure il viola, tra l'altro. Appena. Guarda. Blush. Ah, ma tu nel naso, io nel solo con Milo ho detto che No, andavo. troppo, cioè, troppo caldo. Il blush. Cosa utilizzi? Penso che sia già scontato che vado a mettere questo arancione qua. Allora, io sapete cosa faccio? Io so già cosa utilizzare, quindi spero di chiedere. Io faccio per questo lato di qua, metto l'arancione, il giallo e il rosso insieme, tutti e tre. Il tre moschettieri. Per l'altra Per parte che devo mettere quest'altra blu. parte, no, Perché? vado a mettere, vado a mischiare sto viola e sto rosa. Oppure aspetta, no, ce n'è una, c'è qua, ce n'è una, c'è qua. Esatto, io quello volevo andare, volevo toccare. Allora, io invece, ci E sei? Anche questa? Io mischio questi tre qui. E altri tre invece moschettieri. vado ad utilizzare il rosso, un goccio, e questo qua, che sono rispettivamente Mikai e Zoomer. Zoomer. Guardate qua. Cheat! Un goccio! Allora, lo faccio in diretta. Sicché sono in goccio, io non so cos'è. Che manca il rosso si vede più a momenti. Bella! Un goccio! Ne ho messo un goccio, solo che a me, cioè, tanto blush non piace, piace proprio il giusto, deve essere naturale la cosa. Bello! Si chiama proprio tipo un pescato rossiccio. Tra Setting appunto. spray! Che una volesse spiegare, vabbò, setting spray! Da questa parte qui io vado ad utilizzare Aura. Questo Però è qua. troppo scuro per me. Aura. Da quest'altra parte vado ad utilizzare invece Olin. Io invece vado ad utilizzare mischio. Porco puttana. Roxy Kate. Time. Oh, io non riesco a dirla sta parola, scusatemi. E Pride, mentre dalla parte in cui utilizzate il verde vado anch'io con All-In. Anche Pride, dai, tutte e due. No, raga. Raga. Fai vedere, amore. Ma ne vogliamo parlare, eh? Sono glitter puri.
Glitter, Urias, fammi prendere. Vuoi sapere dove ho utilizzato il rosa? Qua. Bravo. Vabbè, errore di tecnici a parte, vado a prendere Lynn. Io invece adesso con le dita vado a prendere Aura e anche un po' di Pride e vado qua. Amo. No, raga. Prendere. No, lo sai che non mi piace. Questo qua. Vado a prendere adesso O.N. Questo qua. E lo vado a portare appunto dalla parte invece fritta. Oh! Ma che cazzo? Ora, aspetta, io provo a fare una cosa. Io non penso di aver mai brillato così tanto in vita mia. No. La parte blu vado a mettere Slayer, cioè che sarebbe il viola, qua. E invece dalla parte qua vado a mettere... Che cazzo vado a mettere? E invece vado a mettere... cambio colore, cioè qua vado a mettere il verde U, mischiato a 5 AM. E invece qua vado a mettere... com'era? Blake? Come si chiama? Blend Snap insieme a Slasher. Vabbè. Adesso con l'angolo interno vado a mettere il mascara, facciamo le labbra off camera e ci sistemiamo un pochettino e andiamo a parlare poi di questa meraviglia qui. A dopo. Benissimo ragazzi, questo è il look finito, abbiamo utilizzato sia la parte dark che la parte colorful della palette e abbiamo utilizzato la palette anche per fare il contour, il blush e l'highlighter. Adesso vi lasciamo i nostri final thoughts. No, passiamone. Di questa palette. Palette qua. Allora, partiamo dal packaging. Vabbè, il packaging è stupendo. Meraviglioso. Mi piace un sacco questa idea di parte felice e parte scura, no? È un sacco, non lo so, molto bella come cosa. A parte che è molto sicura perché fra... Sì, raga, poi questi due specchi sono meravigliosi. A parte che ci sono tutti i glitter. Sì, sì, non l'avevo notato. No. Sì. Allora, per quanto riguarda... Parliamo adesso degli ombretti INSA. Allora... Io per essere colorata, dire... è colorata, non c'è nulla da dire. Allora, io vi posso dire che sia con una base che senza base gli ombretti performano bene, nel senso. Certo, con la base appiccicosa performano meglio, ma anche senza base. Sì, comunque... Non sono male. Esatto. Io direi che per quanto riguarda una palette per utilizzarla come contour, blush e illuminante, soprattutto illuminante. Allora, come contour dovete fare piano, ma piano, piano. Proprio andarci, non leggeri di più. Di più. Mentre con blush se vi piace è bello esagerato potete anche abbondare, la stessa cosa vale per l'illuminante. Ecco, diciamo che se cercate l'illuminante da tutti i giorni non è proprio allora, quello che fa a caso vostro. Diciamo che l'unica cosa che manca in questa palette, perché panna c'è, i colori di transizione ci sono, quelli più chiari ci sono, il problema è che secondo me lì manca un colore proprio scuro tipo nero. Ecco esatto, manca un nero. Però comunque per il resto è molto bella e valida. C'è da considerare il fatto che sia una palette fatta da Nikki per i gusti di Nikki Tutorial. Esatto. Ovviamente a me personalmente un nero avrebbe fatto più contento, ma esatto. Non è che non si possa utilizzare. No, assolutamente. Certo, si può utilizzare. Perché comunque c'è il blu che è bello scuro, anche il viola, questo marrone che è anche bello scuro. Però mancava diciamo un nero. Per il resto con questa palette ci si può giocare fino a domani mattina, cioè esatto. Potete mettere tanti colori insieme, sfumarli, metterli, tutto e di più. Esatto. Per quanto mi riguarda, cioè allora poi ci l'altra è costata anche 30 euro. Cioè poco. Ora, questa palette è già sold out, ci sarà il restock fra una settimana. Davvero? Non sapevo questa cosa. Ci sarà il restock, quindi se volete prenderla, prendetela, spendete i vostri soldi bene.
Questo per i Poison Beauty è un bel sì. Allora, spero che questo video vi sia stato d'aiuto, che vi sia piaciuto. Mettete un like, condividetevi e condividete. Con chi lista della spesa in arrivo? Allora, iniziamo. Fratelli. Cugini. Genitori. Nonni. Sì. Cani. Gatti. Galline. Non ne ho... Conigli. Cavallucci marini. Cavalli normali. Cavalli normali. Condividete con chi volete voi. E mi raccomando, l'unica regola di questo canale è: brillate come il vostro illuminante preferito. Un bacino. Wow.